Ciao, mi chiamo Eva Di Pierro, benvenuto, benvenuta. Oggi parleremo di energia. Oggi si sente tanto questa parola che è usata, strausata e molto spesso abusata, ma è emblematica del fatto che sempre più ci rendiamo conto che non siamo fatti di sola materia, ma che l'energia gioca un ruolo importante. Volevo oggi affrontare con voi la differenza, che purtroppo non è così scontata e non se ne sa ancora molto, tra energia femminile ed energia maschile. Perché la prima grande confusione, il primo grande errore che si fa è quello di collegare e di connettere direttamente il genere all'energia. Quindi, se sono un uomo, ho energia maschile, se sono una donna, ho energia femminile. Il che è in parte vero, nel senso che il genere determina normalmente, salvo alcune eccezioni, la maggior quantità di un'energia piuttosto che l'altra. Ma non vuol dire che non le abbiamo tutte e due, anzi, sia l'uomo, quindi il primo insegnamento, la prima grande consapevolezza del mio cammino tantrico è stata proprio il prendere conoscenza dei due tipi di energia, quindi dell'energia femminile e dell'energia maschile, e di come vengono o debbano essere usati diversamente e di quali siano le due grandi caratteristiche. Quindi il tantra sostanzialmente insegna a distinguere, quindi non si parla più tanto di genere, quindi maschile o femminile, quanto di energia. Quindi siamo tutti esseri umani a volte in un'energia, a volte nell'altra. E perché è importante? Perché ogni energia ha le sue caratteristiche peculiari, per cui molto spesso ci ritroviamo ad affrontare delle situazioni non in maniera ottimale, proprio perché siamo nell'energia meno consona, che ha delle caratteristiche non funzionali alla cosa che dobbiamo fare. Quindi oggi daremo un accenno, perché poi c'è tanto da dire relativamente alle due energie. Però per darvi un'idea della grossa differenza, uso un paragone fatto da David Deida, uno dei miei maestri, un americano, che in uno dei suoi libri spiega proprio da un'immagine per molto immediata. Sapete che il nostro cervello ragiona per immagini, per cui ci dà immediatamente l'idea di che cosa significhi. Quando parliamo di energia femminile dobbiamo pensare a un'isola tropicale. Lui la paragona a un'isola delle Hawaii. Come sono le isole tropicali? Sono tanta roba, nel senso che sono piene di colori, sono piene di profumi, sono accoglienti, sono lussureggianti, hanno tanta vegetazione, sono calorose, quindi sono tiepide, sono calde, ma sono anche soggette a tante variazioni climatiche improvvise, quindi si passa dall'uragano alla calma, alla brezza. E questo è un pochettino l'esemplificazione di quella che è l'energia femminile, quindi un'energia estremamente accogliente, estremamente anche dispersiva a volte, no? Perché in un'isola tropicale siamo rilassati per fare una cosa, magari per andare da B, passiamo da 1 a 2, quindi ci perdiamo, nel frattempo chiacchieriamo con qualcuno, ci prendiamo un cocktail, quindi è un'energia estremamente inclusiva, sicuramente non produttiva. E di contro, quindi esattamente all'opposto, David Deida paragona l'energia maschile a una città come New York, quindi estremamente verticale, goal oriented, quindi tutto molto di fretta, molto produttivo e senza perdite di tempo. Se devo andare da A a B, vado da A a B nel più breve tempo possibile, ho dei ritmi serrati, quindi con tutti questi grattacieli che riducono lo spazio in linea orizzontale ma lo aumentano in linea verticale. Infatti, se vogliamo usare l'idea di una linea retta, l'energia femminile è una linea orizzontale infinita, l'energia maschile è una linea verticale, e più è verticalizzata, quindi più scende proprio verso il basso, più è radicata, più è un'energia forte. E perché è così importante sapere le differenze? Perché peraltro l'energia maschile è l'energia del vuoto, quindi dello spazio, è un contenitore.
Se pensiamo ad esempio terra, spazio, l'energia maschile è lo spazio, quindi il vuoto in cui la terra può essere. Quindi terra pieno, energia femminile, con tutte le sue sfaccettature, spazio vuoto che consente alla terra di essere. Quindi l'energia maschile deve essere un contenitore sicuro, ok, solido, che consente alla terra di manifestarsi in tutte le sue quattro stagioni. Adesso qualcuno magari farà la battuta del ciclo, però è vero, nel senso che l'energia femminile è ciclica ed è, se la leghiamo al genere femminile, voglio dire, il ciclo mestruale ne è l'esemplificazione. Quindi, a che cosa ci servono queste due energie? È ovvio che se io devo costruire un business plan, devo prendere delle decisioni, devo dare delle direzioni e sono nella mia energia femminile, sarò completamente persa. Perché per andare da A a B mi perderò, guarderò un negozio, farò questa cosa, nel frattempo chiama la mia amica, poi mi prendo un caffè e quindi ci metterò il triplo del tempo. O per dare delle direzioni, anche lì magari mi perderò in particolari. Quindi è importante veramente fare caso dove siamo in base a quello che andiamo a fare. Se gioco con i miei figli. Se sono con le mie amiche, se sono in amicizia, sarò nella mia energia femminile, che è di accoglienza, che è di nutrimento, ma come anche se devo creare un nuovo progetto, una campagna marketing, una campagna pubblicitaria, quindi se devo creare qualche cosa, perché l'energia femminile è estremamente creativa. Quindi capite che non c'entra più niente il genere, ma c'entra che cosa devo fare, che cosa voglio fare, quindi qual è l'energia che mi consente di farla nel migliore dei modi. Questo è importantissimo ed è importante capire noi dove siamo, in che spazio siamo e se stiamo usando in maniera sana l'energia che abbiamo scelto, perché molto spesso, soprattutto per le donne, stare nell'energia maschile tanto tempo rappresenta un pochettino un costruirsi un'armatura e un posto sicuro, ma è estremamente stancante. A volte lo decidiamo, a volte siamo costrette, perché magari siamo mamme in carriera, abbiamo dei figli o siamo da sole con i figli, quindi la maggior parte delle volte dobbiamo essere nella nostra energia maschile. Nel tempo, a lunga durata, diventa un problema. Ok, diventa un problema perché ci consumiamo, perché abbiamo bisogno di alimentare anche la parte della nostra energia prevalente. E quindi è fondamentale cominciare a lavorare sull'utilizzo delle due energie e sullo switch tra un'energia e l'altra, che in termini tecnici si chiama polarità. La polarità è un qualcosa che appartiene a qualsiasi forma di energia. Nel magnetismo c'è il polo dell'energia, c'è l'elettricità, c'è il polo positivo e negativo, idem nel magnetismo. C'è sempre, no, questa cosa. E se non c'è questa polarità, i due poli non si attraggono, ma si respingono. Quindi è fondamentale tenerla assolutamente viva e utilizzarla anche per prenderci cura e farci carico, prenderci la responsabilità di noi stessi, quindi utilizzare la nostra energia maschile per permettere al nostro femminile di essere e di esprimerci, viceversa per gli uomini, diventa ancora più fondamentale in una relazione di coppia. Ed è quello che succede, la perdita di questa polarità è proprio la causa della perdita di interesse anche fisico e sessuale nei confronti del partner nelle relazioni di lunga durata. Quindi ci si vuole bene, si diventa un po' dei compagni di viaggio dove ci si supporta, ma si è molto presi dal fare, dall'essere produttivi. E quindi le due energie si annientano, diventano neutre sostanzialmente. Quindi non si attraggono, ma neanche si respingono. Però tutta quella parte relativa all'intimità, relativa alla sfera sessuale, che è comunque fondamentale in una relazione di coppia, viene accantonata e nel tempo comincia a pesare e comincia a far sorgere dei problemi, perché comunque quella è una sfera importante della nostra vita.
Quindi questo è per darvi la prima pillola di energia femminile ed energia maschile. Nel prossimo video parleremo in maniera molto più approfondita di quella che è l'energia femminile. Io sono qua davanti, anzi, a questo quadro, a cui io sono molto affezionata, è un quadro che ha dipinto mio zio tanti, tanti anni fa, che rappresenta, quindi in tempi non sospetti, quando ero ancora una ragazzina, ma gli ho sempre detto, zio, quel quadro lì mi piace tantissimo, quando mi sposi me lo regali. E a un certo punto ha capito che non mi sarei mai sposata e quindi me l'ha dato. Ma nel tempo ho capito perché mi piace così tanto e tra l'altro mi segue in tutti i miei spostamenti, in tutti i miei traslochi, che sono stati tanti. Ogni 4 anni cambio casa, cambio regione, ricomincio. Quindi ci siamo quasi, i 4 anni stanno per scadere. Perché rappresenta tante facce di donne, uguali ma diverse. E quello che poi io ci ho visto nel tempo è proprio quello che mi è stato detto da persone a me vicine, ho detto ti piace tanto quel quadro perché ti rappresenta, perché tu sei tante cose messe insieme. Ed è vero, nel senso che una donna è tante energie messe insieme e più è consapevole della differenza tra queste energie, più ci riesce a giocare e switchare, più è completa. Quindi non è tante facce o cosa, ma è proprio tante, tante me, tante energie che fanno sì che io sia come sono oggi. Per cui ti aspetto, prossimo video, energia femminile. Buona settimana!